Bentrovati a questa nuova edizione del nostro TG Flash Cronaca in primo piano. Sarebbe scaturito da antichi rancori l'omicidio di Vincenzo Rizzotto di 42 anni ucciso con una coltellata all'addome dal suocero Giovanni Nicolosi, 60enne, nel pomeriggio di sabato scorso all'interno di un appartamento a Mascalucia in via Pablo Picasso dove erano in corso i festeggiamenti per i 18 anni della figlia della vittima. Ad avallare questa tesi è stata la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Mascalucia sulla scorta delle testimonianze e dei rilievi effettuati dai militari del RIS. Nicolosi avrebbe visto litigare la vittima con la figlia e la nipote nel cortile dell'edificio, sarebbe così andato a prendere un coltello da sub con il quale avrebbe accoltellato il genero, morto poco dopo durante il trasporto verso l'ospedale. Giovanni Nicolosi è stato arrestato con l'accusa di omicidio e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza di Catania. È un uomo di 39 anni senza fissa dimora e di nazionalità straniera la persona che è stata fermata dai carabinieri a Catania per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato di 82 anni. L'uomo è accusato di aver aggredito l'anziano colpendolo alla nuca con una pietra di grosse dimensioni. La vittima è caduta a terra e il 39enne lo ha colpito con calci e pugni al volto per poi rovistare nelle tasche dei suoi pantaloni e del suo giubbotto alla ricerca di denaro. Non trovando nulla ha lasciato l'uomo per terra e si è allontanato. A soccorrere l'82enne è stato un passante che ha chiamato il 112. Incidente stradale ieri sera intorno alle 21.30 in via Matteo Ragonisi ad Acireale nel Catanese. Un 12enne è stato investito da un'auto in transito mentre attraversava la strada insieme alla madre. Il conducente del veicolo si sarebbe comunque fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Al 12enne, giunto in codice rosso, è stato riscontrato un trauma cranico. Il ferito è stato trasferito all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania nel reparto di rianimazione. Istituita per la prima volta lo scorso anno e con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza su quello che sono i benefici e gli svariati utilizzi, si festeggia oggi la giornata internazionale del pistacchio, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, così come tutta la frutta secca, vanta importanti proprietà e valori nutrizionali. È un'ottima fonte di fibre, proteine, vitamine e minerali essenziali, ricco di antiossidanti e contiene grassi sani che possono contribuire a una dieta equilibrata. Ma mentre in tutto il mondo cresce la richiesta e si fa gara per ottenere migliori risultati nella coltivazione di questo frutto, spesso chiamato anche oro verde, è proprio alle pendici dell'Etna che nel 900 d.C. gli arabi decisero di coltivare il pistacchio nel territorio siciliano, sfruttandone il clima più favorevole rispetto ad altri paesi. Nuova sconfitta per il Catania che perde 1-0 a Taranto, niente da fare per gli uomini di Lucarelli che non riescono a rimontare la rete subita dopo 10 minuti. Match subito da archiviare per arrivare al meglio alla semifinale contro i Rimini di mercoledì sera. Il Messina invece continua il proprio periodo positivo e pareggia 2-2 contro il Picerno. Adesso per gli uomini di Giacomo Modica i playoff distano solo 3 punti. Obiettivo improbabile inizio stagione, ma adesso oltremodo reale. Argomenti di cui si discuterà questa sera nel nuovo appuntamento di Futura Gol alle 20.45. Su canale 77 e replica alle 23 su TRM. Per questa edizione dell'informazione flash è tutto, grazie sempre della vostra attenzione, arrivederci.
Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.